cioè la stampa che ha deciso di sposare insieme a noi di Liberi TV queste cause benefiche che questa sera saranno veramente al centro della nostra attenzione, beneficenza, perché non esiste la possibilità di un galà senza pensare agli altri. Tommaso Gandino, panorama.it, grazie per essere con noi e grazie per aver sposato anche tu questa causa. Allora, grazie Camilla, grazie a te, sei bellissima, sei più bella del solito proprio, riprendetela, no, in tutto il suo splendore. Grazie di avermi chiamato, non solo a livello di amicizia, ma soprattutto per una causa poi così importante che unisce due cose, quindi non una, quindi, e sono due cose molto diverse che però la finalità è unica, cioè quella di credere, no? Credere di fare beneficenza, quella beneficenza appunto giusta che va a colmare dei vuoti, no? Dei vuoti che noi siamo fortunati rispetto a certa gente che non ha purtroppo quello che abbiamo noi. E oggi fare beneficenza è una cosa difficile, no? Per tutti noi, perché 3.000 dubbi, ma andranno veramente, veramente lì. E venendo questa sera, soprattutto mi hai fatto conoscere, eccetera, eccetera, sono persone buone, come si dice a Roma, precise. E quindi fidate soprattutto. Grazie. Infatti parliamo dell'Osservatorio Permanente Nazionale sulla Sicurezza del Lavoro, dottoressa Claudia Corina Benedetti, ambasciatrice di pace. Allora, Tommaso, nella tua rubrica di che cosa ti occupi? Lo raccontiamo ai nostri utenti. Nella mia rubrica mi occupo di mondanità, di tutto ciò che è evento a Roma, quindi presentazioni di libri, cinema, cucina, qualsiasi cosa, e anche beneficenza come stasera, però c'è un'accurata selezione nel sito per la scelta proprio degli eventi, e questo è un evento top proprio per la beneficenza, e quindi credeteci molto, perché la beneficenza ci deve essere, però deve essere quella vera. Non soltanto annunciata, no, bravo. Non annunciata e non fiction, ecco, vera, cioè nel senso io do 1.000 e 1.000 va a quello, quindi uno non deve dare 1.000, deve dare anche uno, però quell'uno deve andare. È chiarissimo il messaggio del collega Tommaso Gandino, panorama.it. Adesso continuiamo la nostra carrellata prima di aprire e salutare tutti gli ospiti insieme a Irene Pivetti e alla dottoressa Claudia Corina Benedetti e il generale Gaetano Speciale. Grazie.